Andiamo avanti con la storia di Clara e con questo capitolo affascinante. Clara voleva affrontare un'altra seduta non appena sentì che sarei tornata in California. Sarei dovuta tornare la settimana successiva per parlare a All Life Expo a Pasadena. Questa volta Clara volò da San Francisco invece di guidare e riuscimmo a completare una seduta. Volevo focalizzarmi specialmente sulle domande relative ai misteri della Terra, visto che c'era stato detto che potevamo accedere a qualsiasi informazione che volevamo. Non dissi a Clara cosa avevo intenzione di esplorare. Ovviamente in passato ho trovato che i guardiani della conoscenza non sempre offrono tutto ciò che gli si chiede. Ho imparato a non spingere e semplicemente prendere ciò che mi viene offerto. Ho sempre moltissime domande e posso sempre saltare ad un altro argomento. Durante questa seduta feci molte domande su molti argomenti inspiegabili e le risposte saranno incluse nella sezione dedicata ai misteri della Terra. Rifiutarono di offrirmi informazioni sulle piramidi perché non era ancora arrivato il momento giusto, ma ho ricevuto altre informazioni pertinenti su questo argomento. Dolores, la ragione per cui ti chiedo delle piramidi è perché avevi detto che il pianeta con le cime, l'intero pianeta, assolutamente ogni cosa, le rocce, ogni parte del pianeta era stato trasformato in un magazzino. Sì, ma sulla Terra non è così? Sulla Terra tutto ha la conoscenza, tutto è nella mente dell'uomo, se solo l'uomo si aprisse all'espansività che la mente ha per l'uomo. Uomo o gli uomini sulla Terra, al corrente livello di sviluppo della sua mente, deve avere un luogo tangibile che possano toccare e sentire, come una biblioteca, per esempio. Cioè un luogo dove si trova, dove è immagazzinata la conoscenza. Lì ci si può andare, quindi è una cosa fattibile che tutta la conoscenza per l'uomo e tutta la creazione, tutta la conoscenza della Terra e dell'universo abbia un magazzino sulla Terra. Questo è nella piramide. Se l'uomo fosse in grado di aprire la sua mente a piena capacità, allora saprebbe che tutta la conoscenza è dentro di lui. Sì, questo è vero. Nel mio lavoro ho scoperto che il mio metodo può essere utilizzato per raggiungerla. Sì, ma a livello cosciente la gente questo non lo capisce. Solo quando sono in trance e stanno lavorando a livello subconscio. Questo è vero. Ecco perché sei stata scelta per dimostrare all'umanità, per mostrare alla gente sulla Terra che questo è un metodo per espandere la mente. Per sapere che tutta la conoscenza che esiste è all'interno, è in grado di trovare il metodo di accedere a quella conoscenza. Attraverso i tuoi metodi tu sei in grado di dimostrare che si può fare. Ci sono persone che non ci credono, ma mentre inizi a far fluire le informazioni attraverso di te nel modo in cui sei grata di farlo, allora il livello di accettazione arriverà in grande scala. Alla fine sempre più persone accetteranno che questo è un metodo per essere in grado di accedere a ciò che c'è dentro a tutti. E forse in futuro, speriamo in un futuro prossimo, la gente sarà in grado di accedere a questo tipo di conoscenza a livello molto più conscio. Quello l'ho sempre creduto, la conoscenza non poteva essere stata distrutta solo perché la gente è morta nei secoli, è ancora immagazzinata nella mente subconscia. Sentite questo, è immagazzinata nel DNA a livello cellulare, quindi anche se una persona finisce col fare la transizione da un corpo fisico verso un corpo puramente energetico, come ciò che sono io, non si dimentica mai. Quindi è sempre disponibile se si trova il metodo per contattarla. Sì, è dentro a tutti. Le informazioni sono lì. Le
Ho sempre sospettato che le piramidi e i monumenti in Perù che ho appena visitato erano molto più vecchi. Machu Picchu? Sì, ci sono stata. Là ho visto una combinazione di strutture che penso fossero di diversi periodi di tempo. Ci sono diversi periodi di tempo a Machu Picchu. Alcune sono molto più recenti di altre. È come se due civilizzazioni fossero lì, ed infatti fu così. Questo è ciò che ci ha detto lo sciamano, che gli Incas non costruirono le strutture principali dei blocchi mastodontici. Esattamente, gli Incas sopraggiunsero molte generazioni, molti, molti, molti anni dopo che gli originali, solo le rovine, ciò che conoscete adesso, la civilizzazione, le città vennero costruite, furono costruite molto, molto prima degli Incas. Gli Incas le abitarono dopo che l'altra civilizzazione aveva già lasciato il pianeta. Questo è ciò che pensavo ed è ciò che anche lo sciamano credeva, che gli Incas vennero e utilizzarono ciò che trovarono. Sì, trovarono un habitat meraviglioso e così si dissero: perché creare qualcosa quando è già stato creato per noi? Alcune delle strutture che crearono erano di qualità molto inferiore, esattamente perché avevano perso la conoscenza che la civilizzazione precedente aveva acquisito. Cos'era successo agli abitanti originali? Sembra quasi che sparirono e lasciarono lì le loro città. Nessuno sa cosa gli sia successo. Si erano evoluti a un livello vibratorio in cui non avevano più bisogno di una forma fisica. Avevano raggiunto un livello di purezza tale che divennero pura energia. E proprio come diresti tu, sparirono dalla massa o dalla densità del corpo umano, o dalla forma fisica come la conoscete voi. Queste città erano costruite dalla gente che sopravvisse ad Atlantide e migrò verso il Perù, quindi erano già ad un livello elevato di evoluzione. Quando giunsero su questo pianeta erano già ad un livello vibratorio superiore. E coloro che allora uscirono e crearono altre comunità e altre civilizzazioni presero parte di quel livello superiore di vibrazione perché si separarono dall'intero, l'intero essere, la civilizzazione com'era, proprio com'era stata creata quando tornò dalle stelle e poi mentre uscivano e cercavano altre comunità e altre piccole civilizzazioni, come le chiamereste voi, iniziarono a perdere le loro vibrazioni superiori. Le loro vibrazioni divennero inferiori, quindi divennero più densi, sempre più densi, finché non si raggiunge la forma fisica densa che conoscete oggigiorno. Quelli altamente evoluti più o meno elevarono le loro frequenze vibrazionali fino al punto di cambiare. Cambiarono completamente la loro forma, non c'era più alcuna densità, divennero luce. Esistevano ancora sulla Terra quando si trasformarono in luce? Esistono ancora oggi. Perché non possiamo vederli? Perché vibrano ad una tale frequenza di energia che non hanno più bisogno di un corpo fisico come lo conoscete voi e non è una forma visibile. Ma cosa stanno facendo? Vivono ancora la stessa vita? Stanno ancora vivendo una vita? Spesso possono essere delle guide spirituali, come voi conoscete le guide spirituali. Se un essere o un'energia ti appare, ci sono molte probabilità che sia uno di quelli che ha raggiunto tale livello di vibrazione che sono diventati ciò che chiamate un maestro asceso. Quest'intera civilizzazione in gruppo era un'unità. Era una molto unita e come
una unita, si sono evolute al punto dove non avevano più bisogno di una forma fisica. Cosa accade ai loro corpi quando si sono evoluti? E i corpi semplicemente si dissiparono. E questo luogo dove sono andati? Era una terra o una città? Sì, possono essere in una città, qualsiasi luogo può essere la loro casa. Inoltre esistono ciò che chiameresti città eteriche. Città proprio come le vostre, solo che sono ad un livello vibrazionale, ad una nota superiore che gli umani, come sapete, non possono vedere, ma esistono. Ed esistono in questa forma di luce? In questa forma di luce, sì. Se fossi in grado di elevare la tua coscienza fino al livello in cui non c'è più bisogno di un corpo fisico denso, allora saresti in grado di vedere le città. Saresti in grado di entrare ed uscire e continuare le tue attività quotidiane come se fossi in una forma densa, ma il tuo livello vibrazionale sarebbe di pensieri così puri, diciamo. I tuoi pensieri sono così puri, la tua vita è così pura che tutto è positivo e raggiungi un livello in cui la tua sensitività e la tua vibrazione, il tuo livello energetico è ad un tono così elevato che non hai più bisogno di questo corpo. Così vai in quel luogo che ancora esiste. Ma in quel luogo sembra che non muoiono se sono pura luce. No, non si muore, non si muore mai, perfino nella forma densa non muori. So che si cambia solo forma. Sì, semplicemente si cambia verso una diversa vibrazione. E c'è la possibilità che tu possa andare a quella vibrazione prima o poi. Potresti trascendere, perché anche se lasci una forma fisica densa, quella che conosci, ci sono ancora degli studi in cui tu puoi crescere e sviluppare verso altri livelli vibratori. Ci sono molti livelli diversi di vibrazione. Quindi, perfino a quel livello, se fossero in grado di trascendere e andare là in massa, avrebbero ancora del karma da ripagare. Quando raggiungi quel livello di vibrazione, che sarebbe molto oltre la quinta dimensione, come pensate voi alle dimensioni, avete lavorato su tutto il karma che doveva essere gestito. Quindi, quando raggiungi quel livello di vibrazione, non c'è karma. Quindi potrebbero restare lì in eterno finché vorrebbero. Perfino se non muoiono, potrebbe decidere di proseguire e fare qualcos'altro. Potrebbero decidere di tornare indietro in forma fisica. Potrebbero decidere: beh, cavolo, mi sono proprio divertito, perché non ci proviamo ancora. Ma poi potrebbero finire impigliati nel karma ancora una volta? C'è questa possibilità, sì. Sto cercando di ordinare tutto questo con alcune delle altre cose che ho sentito. È diverso dal livello dello spirito, dove la gente finisce quando muore sulla terra e lascia il corpo. Questo è forse un luogo diverso dove si trovano questi esseri? Potrebbe essere lo stesso, dipende dalla crescita dello spirito. Se qualcuno che è appena compiuto la transizione, potrebbe essere a livello vibratorio dove si trova questa comunità, o ci vorrà altra crescita prima di raggiungere quel luogo. Dipende dal livello di illuminazione al quale quella persona si trova al momento di quella transizione. Quindi oggi la maggior parte delle persone sulla Terra, quando muoiono e lasciano il corpo, stanno lavorando su problemi karmici, ed è per questo che devono continuare ad andare e tornare, mentre quelli che erano in Perù provenivano da un luogo diverso quando andarono dall'altra parte. E sì, quel gruppo era una civilizzazione che lo fece in gruppo invece di farlo individualmente. Quindi probabilmente questo è ciò che stiamo cercando di ottenere, raggiungere il livello in cui non c'è bisogno di tornare indietro.
qual è lo scopo ultimo? Ho sentito che lo scopo ultimo è di tornare al Creatore, tornare a Dio. Esattamente, andare verso la luce che è la sorgente. Questo è ciò che chiameresti Dio. Sì, ci sono diversi nomi per Lui, molti nomi differenti, e quello che scegli che sia per te. Quindi questa gente presumo si possa dire che siano più vicini possibile al Creatore? Molto vicini, visto che una civilizzazione è andata in gruppo e sono andati come fossero uno, senza separazione tra di loro. Ciò che si potrebbe dire è che sono il seno di Dio. Cioè sono uno con Dio o uno con il tutto, sono uno con tutto ciò che esiste. Perché lo scopo ultimo è di essere uno con Dio, e voi non siete uno con Dio quando comprendi che c'è una separazione, perché l'uomo ha provato a tutti i costi a separarsi da Dio. Lo scopo ultimo dell'anima è di tornare con Dio, da dove proveniamo originariamente. Sì, per me è tutto sensato. Ci sono forse altre civilizzazioni che hanno fatto questa transizione in massa. Molti l'hanno fatta. Ce n'è qualcuno che conosciamo nella nostra storia? No, non nella vostra storia conosciuta. Quindi avvenne molto tempo prima. Sì, molto prima. Sembra che la gente di Atlantide morì molto violentemente, quindi ci sono circostanze differenti durante disastri di massa. E qui si stava interrompendo. Dirò una cosa a proposito dei disastri di massa. Se una civilizzazione o se un gruppo di persone, quelle anime, quegli esseri in quel momento, scelsero quello come metodo per andare ad un altro livello o ad un altro luogo dove poter crescere in modo differente. È una scelta. Come puoi vedere, ho molte domande. Sì, lo vedo. Hai delle ottime domande. Ecco perché sei stata scelta. È per questo che vogliamo condividere la conoscenza con te, così che l'umanità, come la conosce adesso, avrà le informazioni e i segreti che gli sono stati nascosti da loro stessi. Desideriamo parlare con te ancora. Clara sta facendo molto di ciò che fai anche tu, ma in modo diverso, in un diverso senso, nel fatto che tu presenterai all'umanità. Lei entra in contatto con gli umani, raccoglie le informazioni e le presenta a noi. Ecco perché ti vengono mandate molte varietà diverse di persone attraverso le quali raccogliere le tue informazioni. Però le informazioni stanno diventando sempre più complicate. Questo perché stai aprendo più porte, e mentre permetti a te stessa di aprire altre porte, mentre attraversi queste porte, allora anche altre porte si aprono. In questo modo, altre realtà e materiale molto più complicato ti verrà fornito. Sarà un onore esplorarlo con te. Cercherò di non violare mai la vostra fiducia. Questo lo sappiamo, altrimenti non saremmo mai venuti da te. E qui Dolores dice: riorientai Clara al momento presente e la riportai a piena coscienza. Nel risvegliarsi descrisse le sue sensazioni mentre stava parlando. Avevo la sensazione di essere adesso. Avevo la sensazione di essere in un tempo futuro, in un tempo passato e nell'adesso. Era come se tutto il tempo fosse adesso. Era tutto combinato, come se fossi scesa. No, non mi sentivo divisa. Mi sentivo molto unita. Essere nel futuro e pure in antichità, molto oltre al tempo, molte, molte civilizzazioni fa. Era come se questa entità non conoscesse alcun limite di tempo. Era come se qualsiasi forma di tempo fosse adesso. Bene, possiamo vedere come raccogliamo informazioni in questo modo, perché non ci sono limitazioni. E qui Dolores continua dicendo: una cosa strana ebbe luogo dopo la seduta.
Clara tornò nella sua stanza d'hotel. Dopo qualche minuto mi chiamò e mi disse di venire nella sua stanza. Dopo essere arrivata, mi mostrò la parte posteriore del suo collo. Mentre si stava pettinando i capelli, notò un marchio rosso sul collo. Nei bagni di questo hotel c'erano specchi su entrambi i lati del muro, quindi Clara riuscì a vedere la parte posteriore della sua testa mentre si spazzolava i capelli che li teneva a coda di cavallo. Il segno rosso si estendeva lungo la linea dei capelli per almeno 5 centimetri e poi giù oltre la linea dei capelli. L'aveva notato in quel punto per circa 2 centimetri. Era molto rosso e sembrava una riga. Nella zona sotto alla linea dei capelli era lunga circa 2-3 centimetri e salendo si allungava fino a 4 centimetri sul punto più ampio lungo la linea dei capelli. Presi la macchina fotografica e feci qualche foto, ma stava già iniziando a sparire. Mentre cercavo di fare le foto, non c'era modo che qualcosa possa aver causato un'irritazione in quella parte del corpo, perché era rimasta sdraiata perfettamente immobile con la testa sul cuscino. Disse che non le faceva male, né prurito o altro, era solo un rosso ed era curiosa di sapere cosa fosse. Questa era correlato agli altri soggetti con cui ho lavorato, che avevano dei segni e macchie sul corpo dopo aver lavorato con tipologie di energia come questi. Questi casi li ho riportati in The Custodians. Continuando, sta dicendo, questo contatto con un pianeta che raccoglie tutta la conoscenza e continua ad accumulare è molto simile ai racconti dei miei altri soggetti, ai cui è stato detto che sono dei giornalisti. Molti esseri umani hanno degli impianti nel corpo che funzionano come trasmettitori. Tutto ciò che vedono, sentono e percepiscono viene inserito in una banca dati informatica che registra la storia del nostro pianeta Terra. Sono questi progetti separati o sono in qualche modo connessi al tutto? Ho scoperto che una delle funzioni principali del subconscio, perfino della nostra stessa anima, e di accumulare informazioni da tutte le vite che abbiamo mai vissuto. Il nostro scopo ultimo è di tornare alla sorgente, ciò che noi chiamiamo Dio, il Creatore, dopo aver completato tutti i viaggi e le avventure attraverso tutte le varietà di vite, dovremo essere in grado di tornare al Creatore con la conoscenza accumulata. Questa viene poi assorbita. In questo modo veniamo considerate cellule nel corpo di Dio. Wow, questo è meraviglioso. Conoscenze e informazioni sembrano essere lo scopo principale della specie umana e quindi nulla può essere giusto o sbagliato, è solo positivo o negativo. Impariamo lezioni da tutto questo che ci permettono di gestire qualsiasi karma, per poter completare i nostri compiti e tornare da dove siamo venuti. Sotto questa luce, al momento dell'analisi finale, tutto ciò che siamo e abbiamo è la somma delle nostre esperienze e della nostra conoscenza. Un pensiero mi disturbò quando sentii parlare dell'intera civilizzazione in Perù che trascese in massa verso una vibrazione superiore, rendendoli invisibili. Dissero che questo era già successo ad altre civilizzazioni in passato. Adesso si parla spesso della nostra Terra, del suo cambiamento di vibrazione, dello spostamento verso una vibrazione superiore e del cambiamento di dimensione. Certi andranno ed altri resteranno indietro. Coloro che resteranno indietro non sapranno mai cos'è successo. Questo è forse lo stesso fenomeno che accade a quelle civilizzazioni passate? E con questa domanda finisce questo meraviglioso capitolo. A domani con un'altra avventura. Ciao a tutti.